leggo nei tuoi occhi. Hai lo sguardo di un uomo che accetta quello che vede solo perché aspetta di risvegliarsi. E curiosamente non sei lontano dalla verità. Tu credi nel destino, Neo? No. Perché no? Perché non mi piace l'idea di non poter gestire la mia vita. Capisco perfettamente ciò che intendi. È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Niente di più. Solo la verità, niente di più. Oggi ad Ascoli Piceno conosceremo una persona molto speciale, Virginio De Maio, un autore, ricercatore indipendente, che studia l'impatto del cinema sull'evoluzione personale, professionale e spirituale. Il suo metodo è efficace e aiuta migliaia di persone in tutto il mondo a ritrovare la parte migliore di sé, superare le paure e gli ostacoli della vita e raggiungere la pace interiore. Un risveglio spirituale che attraverso i suoni dell'anima conosceremo da vicino in questa puntata. Ciao Virginio, come stai? Sto bene, molto bene. Ma che piacere vederti, incontrarti e conoscerti qui ad Ascoli Piceno. Grazie, è veramente un enorme piacere. Iniziamo subito con una domanda. Calda, ma che film ti viene in mente proprio in questo esatto momento? Con il pozzo qui alle spalle, Il nome della rosa. Ecco, giusto per nominare un classico dei classici. Ma che meravigliosa carriera che stai portando avanti, la tua è un'eccezionale missione, utilizzi il marketing e la comunicazione cinematografica per poter parlare di un concetto che va oltre la consapevolezza e la formazione, ovvero la spiritualità. Sì, sono due elementi molto connessi, soprattutto lo schermo in quanto metafora della spiritualità, perché noi tutti veniamo fuori dal fondo degli oceani, quindi dagli abissi, da quell'oscurità, e ci siamo evoluti proprio come specie guardando quella superficie, quindi quello scintillio della luce sull'acqua, che è un po' metafora dello schermo, quindi quella luce che ci ha richiamato fuori, fino a farci evolvere. Per cui lo schermo è una metafora della vita, è una metafora dell'evoluzione, è dunque strettamente collegata alla spiritualità. Cosa ha attratto così tanto i lettori da fagocitare subito i tuoi due libri che sono diventati bestseller in pochissimo tempo, caro Virginio? Cos'è quella cosa che arriva così forte attraverso la comunicazione cinematografica e la tua interpretazione, perché non è solo quello, e come tu utilizzi questo strumento fondamentalmente? Beh, credo innanzitutto un po' lo strumento in sé, proprio perché è uno strumento mainstreaming e quindi fa un po' da cavallo di Troia in maniera trasversale, arrivando a tutte le generazioni, quindi dagli adolescenti ma anche dai bambini in realtà fino alla terza età, a chi non piace il cinema, a chi non piacciono i film. E forse è proprio questo elemento di intimità, ecco, questo elemento così empatico che avvicina le persone e fa sì che tutti si riconoscano in quelli che sono poi gli argomenti che io tratto, e quindi questa sorta appunto di empatia, che poi nel cinema si chiama appunto simulazione incarnata, no? Incarnarsi nella vita dei personaggi, dà appunto quell'intimità da riconoscersi nelle sfide che i personaggi vivono. E dal momento che il nostro è un mondo sfidante, la vita delle persone in realtà è sfidante, tutti noi abbiamo problemi che insomma in qualche modo, come dire, ci attanagliano nella vita, ci portano a riflettere su come possiamo migliorarla, ecco, da quel momento
noi ci riconosciamo nella vita dei personaggi e dunque il cinema diventa un po' come la luce per le falene. Quindi se dovessi rispondere alla tua domanda è proprio questo, cioè il fatto che lo schermo in qualche modo ci attira proprio come una luce. E quindi dei libri che parlano di come i film possono migliorare la nostra vita sono assolutamente attraenti. Forse questo è il motivo principale per cui le persone si avvicinano un po' alle mie ricerche, ai miei studi. Perché dietro, ricordiamolo, ci sono studi scientifici precisi che riguardano la neurologia, riguardano le scienze neurologiche, riguarda soprattutto anche l'innovazione e la scienza che adesso spiega quello che forse viene definito inspiegabile, la fisica quantistica, che passo dopo passo, anno dopo anno, cerca di porre luce su quesiti che attanagliano il genere umano da sempre. Esattamente, sì, si parte da quella che è una nuova branca delle neuroscienze, che è appunto la neurocinematica, ovvero sia come le immagini su uno schermo impattano sulla nostra neurologia. E poi da lì tutta una serie di contaminazioni, quindi appunto tra le neuroscienze, la fisica quantistica, ma anche altre discipline, per capire proprio qual è questa magia del cinema, insomma, perché molto spesso quello che noi osserviamo in uno schermo, non di rado, tende a manifestarsi poi nella vita reale, no? E qui ci sono tutti i fenomeni di predizione cinematografica, quindi tutte quelle volte in cui un film ha anticipato il futuro, o come piace dire a me, ha creato il futuro, perché abbiamo tre modi di guardare ad un film, sicuramente, o di guardare al cinema. La prima di queste modalità è il cinema che ispira. Quindi noi tutti sappiamo che tantissimi oggetti che noi oggi utilizziamo nella vita comune sono stati visti prima sullo schermo, in tantissimi film, no? Mi viene in mente, non so, Minority Report con Tom Cruise di qualche anno fa, e quindi gli schermi touchscreen o diciamo il riconoscimento facciale o anche i droni. O per esempio il New Spad, all'epoca si chiamava così nel film Odissea nello spazio 2001, ma era un film del 1968, per cui gli iPad non c'erano ancora, ma nel film venivano chiamati New Spad, quindi insomma tutti gli oggetti comuni che noi oggi utilizziamo si sono prima visti al cinema in qualche film, e quindi questa capacità del cinema di ispirare l'impresa, di ispirare anche imprenditori, di ispirare i creatori della nostra realtà attualmente. E questa è una prima modalità di guardare alla cinematografia. Poi c'è una seconda modalità, che è una modalità sdoganata da qualche anno, ed è quella conosciuta come programmazione predittiva, ed è una realtà con cui fare i conti, ovvero sia costruire delle sceneggiature e delle immagini per manipolare, possiamo dire così, o per mitigare le reazioni di un pubblico. Nel 2012 Michel Putz, un ricercatore americano, ha fatto un esperimento per dimostrare come è facile far cambiare opinione alle persone a seguito della visione di un film, nell'ambito politico per esempio. Quindi dopo aver proiettato due film, in particolare Argo, che parla della liberazione di alcuni americani all'ambasciata canadese, e Zero Dark Thirty, che parla della uccisione di Osama Bin Laden, ecco, dopo la visione di questi film, gli spettatori al cinema hanno cambiato completamente idea rispetto al gradimento del governo americano. Questa è programmazione predittiva, ovvero sia quando le major company investono per fare in modo che un pubblico possa mitigare le proprie emozioni. Un po' quello che succede normalmente con il marketing e la pubblicità, esatto. Convincere all'acquisto. Perfetto, infatti per semplificare potremmo anche dire che un altro modo di vedere il cinema è proprio dall'angolatura del marketing, quindi come il cinema può in qualche modo influenzare, condizionare la mente delle persone e fare in modo che queste facciano delle decisioni, delle scelte in maniera inconsapevole, in maniera inconscia. E poi c'è una terza modalità di guardare al cinema, che è quella che io preferisco e che studio di più, che è appunto la creazione cinematografica, ovvero sia attraverso le emozioni che un film ci trasmette
e possiamo dire, per semplificare, che le emozioni ci arrivano sotto forma di energia, quindi sotto forma di frequenze, sotto forma di vibrazioni. Si crea un campo elettromagnetico in una sala al cinema, si crea quello che viene chiamato campo di coerenza o di supercoerenza, e questo campo tende a far collassare nella realtà alcune immagini di quelle che noi guardiamo sullo schermo. A casa si stanno facendo tante domande, come me le sto facendo anch'io, caro Virginio. Aiutaci, prendici per mano, facendo degli esempi pratici o semplificando il concetto. Quello che ci hai appena detto è che se noi condividiamo lo stesso pensiero, questo pensiero può modificare, si può realizzare nella realtà? Sì, è questo. Nel primo libro, Film Matrix, Cambia la tua vita grazie al potere nascosto nei film, io ho riportato una serie di ricerche, e in queste ricerche in realtà ho citato anche tantissimi esempi, tantissimi film che hanno un po' anticipato il futuro. Quindi cosa c'è dietro? La domanda che mi sono posta è questa, cioè cosa accade quando centinaia di persone, migliaia, a volte milioni di persone, in un lasso di tempo molto ristretto, che è quello che va da una settimana a 15 giorni, poi il tempo delle proiezioni cinematografiche, quindi cosa accade quando osservano in uno schermo le stesse immagini, provano le stesse emozioni? Ecco, accade qualcosa da un punto di vista fisico e metafisico? E ho risposto a questa domanda all'interno del libro Film Matrix, indicando alcuni elementi che si verificano sempre o quasi sempre dietro quelle scene che poi si verificano nella realtà. Quindi non accade sempre tutto, cioè la domanda perché alcuni film predicono il futuro, c'è una risposta, e questa risposta è che devono accadere alcuni elementi in alcune scene di film per far sì che quelle scene creino delle sincronicità, delle coincidenze. Quindi non si verifica di tutto, ma si verificano alcune cose e ci sono alcuni elementi. C'è stato un clamoroso caso, mi viene da menzionarlo come esempio, Contagion, per esempio, il film che ha raccontato 10 anni fa quello che poi c'è successo in realtà con la pandemia. Sembra come se la realtà avesse seguito esattamente quel copione, passo dopo passo. Sì, quello è un esempio, che io ritengo essere più rafforzativo di una realtà probabilmente in qualche modo già conosciuta e manipolata. Insieme a quel film Contagion, che è del 2011, successivamente, e anche qui con una serie di ricerche, io ho messo insieme tutta una serie di sceneggiature di film che da quel momento, ovvero sia dal 2011 a poco prima dello scoppio della pandemia, hanno parlato di virus, o hanno parlato di epidemie o di pandemie. Per cui è come se ci fosse stata una tendenza dal 2011 in poi a voler parlare di queste cose. Ecco, quindi io, dal mio punto di vista, ma è solo un mio punto di vista, ci mancherebbe, sembra essere più una sceneggiatura costruita un po' ad hoc per mitigare lo stato d'animo delle masse, delle popolazioni, su quello che poi sarebbe accaduto. E tant'è che i film invece che sono stati prodotti fino al 2011, da quando il cinema esiste, quindi da quei famosi fratelli Lumière, che hanno parlato di virus e pandemie ed epidemie, sono veramente pochi, per cui dal 2011 in poi c'è stato un incremento del 1000 per 1000 su quelle che sono le sceneggiature che hanno parlato di questo. Per non quindi sottolineare anche tutti i film sul cambiamento climatico che abbiamo vissuto nel passaggio fra gli anni 90 e 2000, e oggi viviamo la questione in maniera proprio diretta, consapevole. Sì, viviamo, forse non abbiamo ancora visto quello che accadrà, o l'abbiamo visto solamente, a questo punto l'abbiamo visto solamente al cinema. Per cui, per rispondere alla tua domanda, sì, cioè alcuni elementi all'interno dei film creano anche la realtà. Contagion è un film che ha rafforzato una realtà già in divenire, e poi ci sono degli eventi all'interno dei film che sono invece avulsi da qualsiasi tipo di interesse politico, economico, ed è questo che ci fa pensare al fatto che non è solo un fatto di programmazione, ma è anche e soprattutto un fatto di creazione. Cioè, ovvero sia, quando l'energia di tante persone al cinema, in una sala
si aggrega, e da qui egregora, naturalmente, diventa un'energia molto potente. Del resto qualcuno ci aveva detto: quando due o tre saranno riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a voi, no? Sarò in mezzo a loro. E questo è il caso del cinema, o è il caso di tutti quegli eventi dove in qualche modo c'è un elemento di focalizzazione. Nel caso del cinema l'elemento di focalizzazione è lo schermo ed è l'emozione che si prova quando noi guardiamo un film. Quando quell'emozione è così intensa ed è unica per più di un minuto, qualcosa di simile tende a realizzarsi, tende a verificarsi nella realtà. Quindi è come se fosse una concentrazione emotiva. Con questa consapevolezza e con questa emozione noi proseguiamo all'interno del chiostro e durante la nostra intervista facciamo una passeggiata dell'energia, ci immergiamo nell'energia di Ascoli Piceno, che ce n'è tanta ed è molto molto forte, fra bellezza e ricerca della bellezza. E a proposito del nome della rosa, poi si materializza sempre tutto. Virginio, ci sono diverse ricerche che tu hai portato avanti e che proprio vanno a captare, a sentire l'emozione, il cuore che batte in determinato modo piuttosto che un altro. In trasmissione lo diciamo sempre, che siamo energia, che siamo un processo chimico, fisico, siamo fisiologia, questa macchina meravigliosa, questo tempio meraviglioso che va preservato attraverso un amore incondizionato, emana energia e quindi l'empatia e l'emozione si può anche studiare attraverso la scienza. Sì, noi infatti abbiamo fatto delle ricerche con degli strumenti di biofeedback, collegando degli strumenti di biofeedback a degli spettatori al cinema, e abbiamo scoperto una cosa interessante, ovvero sia che durante alcune immagini il sistema, il campo elettromagnetico del cuore comunica meglio con il campo elettromagnetico del cervello. Quindi c'è una sorta di sincronia tra i due campi elettromagnetici e questo ci aiuta ad entrare in uno stato di coerenza. La coerenza cardiaca è in uno stato della nostra salute che permette di secernere degli ormoni, come per esempio l'ormone della felicità, e quindi parliamo chiaramente delle endorfine, dell'ossitocina, e questi ormoni ci permettono di fare delle scelte migliori. Ecco perché è così importante sintonizzarsi su questo stato di benessere, scegliendo appunto quello che si osserva in uno schermo, in modo tale naturalmente di aiutare il nostro stato di benessere ad entrare in uno stato di coerenza. Quindi ci sono delle scene che ci aiutano soltanto a guardarle, senza artificio, senza dover necessariamente associare degli esercizi o qualcos'altro, ma semplicemente guardando alcune scene ci aiutano ad entrare in questo stato. Così come altre scene non ci aiutano a farlo, anzi peggiorano la nostra condizione, perché in qualche modo comandano al nostro sistema nervoso di secernere invece gli ormoni dello stress, come per esempio il cortisolo, l'istamina o la noradrenalina. Dobbiamo evitare di guardare alcune scene dove per esempio la violenza o le emozioni distruttive sono un po' fini a se stesse, cioè non portano ad uno stato evolutivo, non ci permettono di fare un percorso di rinascita, un percorso di superamento del dolore, perché il dolore fa parte della nostra vita, la sofferenza, ci mancherebbe, però dobbiamo imparare da questo dolore, da questa sofferenza, e naturalmente quando impariamo dal dolore e dalla sofferenza, quando capiamo il significato che c'è in questo dolore, in questa sofferenza, allora anche il nostro organismo comincia a reagire meglio. Virginio, e improvvisamente si apre il sipario e si entra in un altro mondo.
Non a caso ci siamo voluti sedere qui per la scena finale di questa puntata, perché il teatro, poi uno dei simboli di Ascoli Piceno, è quello che è il nonno del cinema e rappresenta appunto quest'altra dimensione. C'è un film che negli ultimi tempi rappresenta un po' il senso per chiudere questa puntata così speciale di Vibrazioni dell'anima, Interstellar, che racconta appunto queste multidimensioni che in qualche modo comunicano fra di loro, ma comunicano con il senso unico che dalla notte dei tempi muove il sole e ogni altra stella. Interstellar è un capolavoro di un regista, secondo me, illuminato, che ci mette in contatto appunto con altre dimensioni. È un film che innanzitutto rappresenta un inno all'amore, ecco, quell'amore inteso come amore universale, quella intenzione benevola dell'universo che ci unisce la nostra dimensione a quella, alla dimensione dei nostri cari che si sono trasformati, alla dimensione di altre forme di vita, insomma, quindi è qualcosa di assolutamente straordinario, ecco. Credo che come Nolan ci siano tantissimi altri registi che hanno accesso a questi strumenti attraverso i quali possono realmente capire cosa accadrà anche in futuro e poi lo rappresentano sullo schermo. Siamo dei privilegiati, secondo me, a vivere in quest'epoca di trasformazione, in quest'epoca in cui l'arte, le opere dell'uomo, che a volte possono essere crudeli, altre volte possono essere meravigliose, ci traghetteranno in qualche modo in una nuova dimensione, una dimensione fatta appunto di bellezza, una dimensione fatta di vibrazioni alte, elevate, e quindi ci daranno la possibilità di trasformare un po' la nostra vita in meglio. E che è un po' quello che tutti noi cerchiamo, quello di migliorare giorno dopo giorno la nostra vita, insomma. Per salutarci, fra le vie di Ascoli Piceno c'è un filo di fusione della musica ed è partita la colonna sonora The Power of Love. Non a caso parlavamo di amore, e chiedo a Virginio De Maio cosa rappresenta per lui la principale via di bellezza che intraprende ogni mattina da quando si sveglia e che rappresenta il suo rifugio e che in qualche modo vuole condividere col pubblico dei ricercatori di bellezza. Beh, la mia personale via della bellezza è la via del silenzio. La via del silenzio interiore per mettermi in contatto ogni volta che posso con quella saggezza del cuore, quella saggezza del cuore che tantissime volte è sostituita da invece la razionalità della mente, no? E quindi dal fare delle scelte molto volte sempre dettate dai calcoli di convenienza, quando invece tutti noi abbiamo bisogno di ascoltarci, di ascoltare la parte più autentica di noi stessi, di entrare in contatto anche con quelle che sono appunto le nostre radici, e in quel silenzio dunque ascoltare qual è la scelta più giusta da fare, perché per arrivare alla bellezza c'è solo uno strumento, e questo strumento è la scelta, ovvero sia scegliere momento dopo momento qual è l'azione che ci avvicinerà ad una vita migliore, per noi chiaramente e per tutti gli altri. Noi ti ringraziamo veramente tanto e assolutamente ci lasciamo con questo augurio e con questa consapevolezza di bene e di una scelta di amore che ogni giorno va praticata attraversando le vie di bellezza. Buone scelte a tutti, noi ci vediamo alla prossima puntata.